Buongiorno, oggi siamo qui a Remedia per fare insieme la tisana della donna. Quindi ho qui tutte le erbe che abbiamo raccolto, i fiori che abbiamo raccolto quest'estate e oggi si tratta di assemblarli e confezionarli. Iniziamo con i fiori di calendula. La rosa damascena in boccioli, abbiamo raccolto a giugno, è un profumo meraviglioso. L'Artemisia vulgaris, la vedete in queste confezioni di plastica perché per mantenere la fragranza e la freschezza di queste piante, appena le raccogliamo e dopo averle seccate, le mettiamo subito sotto vuoto. Allora, Artemisia vulgaris. La salvia sclarea, i fiori. Poi abbiamo le foglie di lampone. La melissa. Foglie di canapa. I fiori e le foglie di Salvia officinalis. L'altra era la sclarea, questa è l'officinalis. I semi di coriandolo. Ecco, per ultimo ingrediente il tulsi, il basilico indiano. Ora che ho messo tutti gli ingredienti, cercherò di mescolare bene. In qualità di erborista, in questi lunghi anni di militanza, al fianco delle donne, con la compagnia delle sorelle piante, ho potuto vedere come la coscienza della nostra salute, la comprensione del significato delle nostre vite, partano da un risveglio della consapevolezza del femminino che si riappacifica con l'istinto e l'intuizione e immagina come la natura. Le piante sono fondamentali ancelle che aiutano il nostro corpo, le nostre emozioni, i nostri pensieri e anche il nostro intento di vita a purificarsi da interferenze e a manifestarsi. Siamo nate per vivere in piena salute e bellezza nella nostra inimmaginabile diversità. Il corpo di una donna è fatto per essere potente e sapiente, un corpo che sa. Questa è la via che ci riporterà tutti a casa. E ora ne insacchetterò uno qui perché poi tutto il resto lo andremo a fare nel laboratorio. Facciamo tutto il procedimento a mano, quindi dalla raccolta fino all'impacchettamento. Vado sotto per prendere anche i semi. Ecco fatto.